Edificata sulle rocce della Rupe e della Roccione, Pennabilli è una caratteristica cittadina dall'impianto medioevale. Deve il suo assetto urbano all'unione di due antichi castelli, quello dei Billi sopra la Rupe e quello di Penna sopra il Roccione. Dalle alture della Rupe e del Roccione si possono ancora ammirare i resti delle rovine medievali, tra cui l'antico torrione malatestiano del XV secolo, assieme ad un panorama impareggiabile che spazia fino alla Toscana, con la cima del Monte Fumaiolo da dove nasce il Tevere, la valle del Marecchia che si stende verso l'interno della Romagna con le rocche di San Marino, San Leo, Maiolo e altre ancora, e in direzione nord-est il Monte Carpegna, valico per le vicine Marche. Il monastero sorge presso l'antica rocca dei Billi e le antiche mura di cinta del castello furono inglobate nell'edificio che ospita le monache agostiniane. Come ci tramandano gli antichi documenti, Giovanni Lucis fu il primo fondatore del convento delle suore della città, come riporta lo stemma all'interno della porta. La donazione del Lucis fu solennemente stipulata con un atto del 1518, dopo aver ottenuto di prelevare il materiale per la costruzione dai muri del castello soprastante, con il consenso del vicario di Lorenzo de' Medici, duca di Urbino. La prima fondazione del monastero può fissarsi nel precedente anno 1517. Nel 1571 l'ordine delle Umiliate venne soppresso. E solo nel 1624 il monastero abbracciò la regola di San Domenico. Il 25 aprile del 1810 il convento fu soppresso con decreto napoleonico. Più tardi tornò a vivere con l'arrivo delle monache del convento di Pietrarubbia e fu allora che il monastero accolse la regola di Sant'Agostino. Da allora le monache agostiniane hanno abitato e custodito quel luogo fino ad oggi, ed una recente fioritura di vocazioni ha ridato vita a questa presenza spirituale così importante per il territorio e la chiesa locale. Salve, benvenuti a tutti a questa iniziativa promossa dalla Fondazione Don Primo Mazzolari, intitolata Sorella Pace. La pace è uno dei nomi possibili delle relazioni tra le persone, tra i gruppi, tra i popoli. È un nome possibile della fraternità universale che li lega. Ma le relazioni fraterne sono relazioni delicate, sono relazioni complesse. Quasi sempre sono relazioni drammatiche, a cominciare dalla prima, la più antica, quella raccontata dalla storia biblica, il rapporto tra Caino e Abele. Ma sono conflittuali anche le diverse coppie di fratelli che Gesù sceglie a protagonisti delle sue parabole. Dunque la pace è anche sinonimo di dramma, certamente di scelta, di responsabilità, di impegno. Lo scoppio e il protrarsi della guerra in Ucraina lo sta a dimostrare. Molti, anche e soprattutto nel mondo cattolico, da allora hanno incominciato a interrogarsi sulla liceità della guerra, anche di quella che si definisce giusta. L'eventualità di un conflitto armato nel cuore dell'Europa era quasi tacitamente ritenuta impossibile dall'opinione comune. Così l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha quasi colto di sorpresa, mettendo in evidenza anche la povertà di una cultura di pace data troppo per scontata anche nel mondo cattolico, che pure ha riferimenti del magistero importanti e chiari ai quali attingere, a cominciare dalla Pacem in Terris. Oggi, di fronte a una guerra di aggressione di cui la cronaca ha mostrato tratti di una violenza efferata e disumana, molti si sono fatti domande. Ma domande che difficilmente trovano una risposta sufficientemente convincente. A ogni domanda è possibile dare una risposta con una
un'aggiunta, sì, però. E anche la risposta al suo contrario, si può rispondere sì, ma però, nel senso che non esistono risposte, chiare, univoche e definitive alle domande che questa situazione, ci pone, sott'occhio in maniera, chiara e, crudamente drammatica. Papa Francesco ci ha ricordato nella sua enciclica che siamo fratelli tutti. Ma come? Se siamo fratelli tutti, la pace allora è la sorella necessaria a costruire legami sani, a superare nel dialogo, nella ricerca di accordi, la possibilità di una convivenza. Però sappiamo che di fronte alle situazioni concrete è molto difficile mettere in dialogo i principi nei quali crediamo e la concretezza e la drammaticità delle situazioni. In questi mesi molti hanno ricordato l'insegnamento di Don Primo Mazzolari, il suo percorso travagliato su questo tema. Hanno riaperto alcuni suoi scritti, pagine del suo diario, oppure Diario di una primavera, soprattutto Tu non uccidere. Alla ricerca di ragioni, alla ricerca di parole chiare, alla ricerca di un indirizzo della coscienza e dell'impegno. Il rapporto di Don Mazzolari con il tema della pace è sempre stato complesso e inquieto. Giovane prete, davanti alla prospettiva della Prima Guerra Mondiale, Mazzolari ha sposato la linea interventista, sostenuta dalla rivista L'Azione, che era settimanale Cesenate animato dall'amico Eligio Cacciaguerra. Don Primo scrive diversi articoli su questa rivista, sostenendo che se occorre condannare la guerra in nome della carità, occorre sostenerla in nome della giustizia. Dunque, carità e giustizia sono i due termini che stanno in conflitto, si direbbe, e che animano la riflessione di Don Mazzolari. Il 24 novembre del 1915, Don Primo riceve la cartolina di arruolamento nell'esercito, ma lo stesso giorno riceve la notizia della morte al fronte del fratello Peppino. Questo fatto, la morte del fratello in guerra, e poi l'esperienza diretta della sofferenza dei soldati, che ebbe modo di constatare facendo il cappellano militare, contribuiscono a cambiare la posizione di Mazzolari sulla guerra. Così come influisce poi l'inquietudine di tanti confratelli, fortemente in crisi con la loro scelta sacerdotale dopo i mesi passati al fronte. Negli anni del regime, le posizioni decisamente antifasciste provocarono a Don Primo delle difficoltà molto pesanti, fino a indurlo alla scelta della clandestinità, dalla fine del 1944 fino al 25 aprile del 45. E il suo pensiero si orienta sempre più decisamente verso prospettive di rifiuto della guerra, di rifiuto radicale, fino alla posizione espressa in Tu non uccidere, che è un testo appassionato e radicale sulla coscienza cristiana di fronte alla guerra. È un testo che nasce dalle domande che un gruppo di giovani ha posto a Don Primo sulla liceità del ricorso alle armi. E è il testo nel quale il pacifismo mazzolariano approda alla sua posizione più netta, definitiva e chiara. Che cosa avrebbe risposto ai giovani di allora e di oggi che tornassero a chiedere a Don Primo: in caso di guerra dobbiamo impugnare le armi? Che cosa fare davanti alla guerra in Ucraina? È un interrogativo che rimane necessariamente aperto. Come rimane aperto l'interrogativo di come conciliare il tu non uccidere con il dovere di difendere il fratello dalla violenza che lo uccide.
Queste domande se le sono poste anche le monache del monastero agostiniano di Pennabilli. Se le sono poste molte volte e hanno dato continuità alla loro riflessione in tutti questi mesi. Ora sono qui a raccontare la loro esperienza, come hanno vissuto, come stanno vivendo il dramma della guerra, come partecipano dalla loro postazione, che si direbbe fuori dal turbine della vita del mondo. Come partecipano dalla loro postazione adesso. Sono qui a dare voce a tutta la comunità oggi, Sor Francesca Sereli, Sor Giulia Vannini, Sor Simona Ibba. A loro vorrei chiedere prima di tutto, voi avete letto Tu non uccidere di Don Mazzolari, che cos'è che vi ha colpito di più? Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Sono Sor Giulia. Sì, il testo Tu non uccidere di Don Primo mi ha colpito moltissimo. È un testo molto complesso, di non facile lettura e soprattutto di non facile comprensione, non tanto intellettuale, ma nella vita. E appunto ci sono due aspetti che mi hanno colpito in particolare. Una è proprio questa complessità che è rispecchiata nel testo, ma che secondo me il testo stesso mette in luce, ed è la complessità che prima sottolineava anche Paola del tenere insieme delle dimensioni che è difficile tenere insieme. Leggo una piccola citazione da Tu non uccidere. Don Primo dice: "Un mondo senza giustizia non è un mondo cristiano. Un mondo senza misericordia lo è ancora meno. Dove si incontrino giustizia e misericordia non lo sappiamo. Sicuramente non si incontrano su un campo di battaglia." E così, cioè, in fondo mi ha colpito questo schieramento di Don Primo in modo radicale per la pace, dove però lui non risolve del tutto comunque questa complessità che credo che ci troviamo a fare i conti poi ciascuno di noi davanti alla guerra, davanti anche e soprattutto alla parte delle vittime, insomma. Un altro aspetto che mi ha colpito e che proprio mi salta all'occhio in modo molto evidente è la totalità della pace, però, cioè, nonostante comunque non si risolva del tutto questa complessità, Don Primo si schiera totalmente dalla parte della pace in modo molto radicale, anche molto duro, anche verso la Chiesa di quel tempo. Sempre leggendo da Tu non uccidere, Don Primo scrive: "Un cristiano deve fare la pace anche quando vengono meno le ragioni di pace. La pace è vera beatitudine quando inizia a parere una follia davanti al buon senso della gente ragionevole. Altrimenti il non essere in pace diventa un diritto che poi porta allo sterminio." E lui stesso si pone questa domanda del Vangelo che fanno gli apostoli davanti a questa radicalità della pace: "Ma Signore, questo tuo parlare è duro." E la risposta è: "Gesù, volete andarvene anche voi?" Come, ecco, una totalità della pace che, se non scegli la pace, in fondo scegli la guerra e scegli l'odio. Questo mi ha colpito. Salve, buongiorno, sono Suor Simona. Per dire cosa mi ha colpito principalmente, tante cose mi hanno colpito, ma c'è una cosa che mi ha colpito in particolare. Parto anch'io da una citazione di Don Primo, di Tu non uccidere, al capitolo secondo, quando dice: "Proposte e controproposte di disarmo si rincorrono da anni, ma neppure l'uovo del controllo viene fuori. Perché a Washington, a Londra, a Mosca, a Parigi sono tutte galline senza uova. Non tengono né 3 né 5 punti, né 3 né 5 grandi, né conferenze a basso o alto livello. Se prima non abbiamo il coraggio di spaccarci il cuore per scoprirvi il peccato in ogni pensiero di odio, in ogni mano fratricida che per qualsiasi pretesto e con qualsiasi mezzo si leva contro l'uomo." Ho scelto questa frase perché la cosa che mi ha colpito,
tantissimo di Tu non uccidere e la sua attualità. Tu non uccidere è stato pubblicato per la prima volta nel 1955, l'edizione che ho letto io è un'edizione del 1980, quindi 25 anni dopo la sua prima pubblicazione. E gli editori nella prefazione definiscono Tu non uccidere un testo necessario, atteso, esplicito e contemporaneo. E ora nel 2023, dopo 43 anni, trovo questo testo così attuale, che potrebbe essere scritto ieri, stamattina, ed è totalmente fedele al contesto che noi stiamo vivendo, a questo contesto così travagliato. E allora penso che quando un testo ha la potenza di trascendere da sé, cioè di trascendere dal contesto in cui è scritto, dal tempo in cui è scritto, dal lettore esplicito a cui è indirizzato, come in questo caso, si pone come contemporaneo di ogni tempo e quindi diventa abitatore universale. Ed è interprete di ogni generazione. Tu non uccidere, è interprete di ogni generazione, delle sue attese e delle sue paure. E quindi nel far questo è intriso di tutta l'umanità, questo mi colpisce tanto. Trovo quindi che, ecco, mi viene da dire che è scritto con un inchiostro nero radicale su pagine che però non sono ingiallite dal tempo, cioè sono pagine che sono ancora bianche, perché è proprio contemporanea, attuale. E interpreta l'uomo e il desiderio e l'attenzione della pace per come è ora e per come è da sempre. Buongiorno a tutti, io sono Francesca. La lettura del testo di Don Primo Mazzolari è stata una lettura che definirei molto potente, perché è una lettura che chiede in se stessa di essere messa in pratica, di essere agita. E allora inoltrarsi in queste righe e rimanere scossi in maniera gradualmente sempre più profonda, efficace, scossi e pronti a essere disponibili a quest'opera di pace che ha bisogno di un ascolto e ha bisogno proprio di gesti, di azioni, di scelte molto concrete. E questo l'ho trovato molto, molto forte. E così come ho avvertito in maniera anche più potente la fiducia che emerge da questo testo. Una fiducia limpidissima che, come è stato detto, non trascura la complessità di una richiesta di pace alle nostre vite. Però di sottofondo c'è questa l'espressione proprio di ci credo che potrai farcela, potremo farcela, puoi iniziare e devi iniziare adesso. Mazzolari parla di questa pace seminale che ha il potere di aprirsi un varco anche dentro le resistenze. Ecco, questa immagine di pace seminale l'ho trovata molto, molto efficace e piena di speranza anche. Ecco, Sor Francesca ha detto che la lettura di questo testo è una lettura che chiede di essere agita. Sor Simona parlava di pagine ancora bianche di questo testo che hanno bisogno di essere scritte oggi. Voi a modo vostro state continuando a scrivere sul libro della pace con la vostra vita prima che con i vostri pensieri e con le vostre prese di posizione. Perché voi vivete insieme, la vostra è un'esperienza di comunità. Che cosa vuol dire allora pace per voi? Pace per noi è spazio di relazione, quello della casa, quello della comunità, ma anche quello delle persone che incontriamo. E in questo spazio noi mettiamo in comune tutto, ma mettiamo in comune anche la nostra fragilità. E la fragilità è uno di quegli elementi che accomuna tutta l'umanità. E quindi che ci accomuna nel nostro vivere insieme. E davanti alla fragilità e alla bellezza della fragilità, qui si possono avere due strade, si possono percorrere due strade. Si può valorizzare questa fragilità e utilizzarla come appunto elemento di pace,
come base comune a tutti, oppure ci si può arroccare nella paura e quindi nell'arroganza e far diventare questa fragilità la causa scatenante la violenza poi. Ecco, noi proviamo a vivere la fragilità nell'accordarci una fiducia reciproca, nell'accordarla a Dio e all'umanità. E quindi la fragilità è ciò che ci rende principalmente sorelle e che non ha una forza, non ha un potere, ma è la chiave della fraternità e dell'amicizia che fondano il nostro vivere comune. Il nostro vivere comune è un insieme di fragilità che si mettono insieme nel tentativo di rinunciare al potere e in cui c'è proprio uno sguardo simmetrico, in cui non c'è un alto e un basso, ma c'è la capacità di ironizzare anche sulle proprie fragilità e di valorizzarle. Ma pace per noi e stare anche dentro le tensioni che avvertiamo, dentro le situazioni che si presentano irrisolte e a volte sembrano irrisolvibili, e in questo stare aprire in realtà situazioni di lavoro che generano speranza. Ecco, io credo che la pace nasce, è molto semplice, molto banale anche, però personalmente l'opera della pace nasce nel momento in cui ammetto e accetto l'esistenza della persona che ho davanti, la riconosco in questo diritto essenziale che è quello di esistere. Nell'altro c'è questa richiesta di essere felice, di poter creare, di poter operare. Ecco, tutte cose che devono poter parlare alla mia persona e alle quali io devo dire sì. E questo non è slegato da questo sì che devo dire alla mia stessa persona, questo diritto di esistere. Ma sì, mi viene in mente anche un altro aspetto che prima ha un po' sottolineato anche Simona, che è la gestione del potere. Sì, si potrebbero dire tantissime cose sulla nostra vita e la pace, che anche Simone e Franci hanno sottolineato. Appunto, mi viene in mente come gestiamo il potere, perché tutte noi abbiamo potere, una certa dose di potere sulla nostra vita, sulla vita delle altre sorelle, sulla nostra vita comunitaria, sia per il ruolo che magari ciascuna di noi, in particolare magari alcuni possono rivestire, ma poi anche nella vita, no? Mi viene in mente Romano Guardini nel suo libro sul potere, sottolineava tantissimo questa questione, insomma, come resteremo umani governando tutto il potere che abbiamo, no? Come l'uomo potrà rimanere uomo avendo questo potere che è inevitabile che abbia, no? Anche Papa Francesco così lo dice, l'umanità in questo momento ha tanto potere, nella Fratelli Tutti questo. E niente garantisce che le utilizzerà bene, no? E in realtà io sento che niente ci garantisce nemmeno a noi come comunità che lo utilizzeremo bene. E sento che la nostra sfida, una delle nostre sfide proprio riguardanti la pace, è stare in questa perenne tensione sull'utilizzo del potere, perché laddove c'è un abuso di potere, dal piccolo al grande, già siamo fuori dal terreno della. Beh, queste vostre considerazioni sono molto interessanti, molto belle perché fanno capire che la pace non è una questione che ci riguarda solo quando scoppia una guerra o che riguarda solo quelli che hanno la responsabilità sulle sorti del mondo, ma la pace è un'esperienza della vita quotidiana, è un impegno della vita quotidiana ed è un impegno che si vive. Permettetemi, nel piccolo del nostro contesto, del contesto di ciascuno di noi, così come si vive poi in relazione a tutto il mondo. Ma dal monastero ci si può interessare di quello che accade nel mondo? Voi mi pare che lo abbiate fatto e lo stiate facendo. In che modo? Forse può essere interessante che raccontiate
come da questa vostra vita riservata, si direbbe appartata, perché voi vivete in questo antico monastero possente su una rupe e tuttavia vi interessate a tutto quello che accade nel mondo. Io rispondo a questa domanda con una sorta di cappello, con una premessa, cioè questo mondo che c'è fuori è il mondo che noi portiamo dentro. Ciascuna sorella nel momento in cui arriva, in effetti, viene da questo mondo, quindi da alcune esperienze particolari, incontri, una cultura di sottofondo, studio, lavoro. Ecco, tutto questo c'è come bagaglio ed è un bagaglio che dobbiamo avere la cura giorno per giorno di non trascurare. Non deve essere qualcosa di lasciato dietro di noi, ma deve poter essere aperto, essere visto dagli altri e circolare. E questo è già un primo passo per prenderci cura del fuori che portiamo già dentro di noi. E poi, ecco, chiaramente questo lavorio costante, della vita in monastero, nei vuoti che sentiamo, nei pieni, ecco. Questo lavoro interiore porta a sentire affetto per le persone, a desiderare di essere con e a desiderare anche quello che godiamo di questa vita possa essere un luogo aperto ad altri, a cui altri possono attingere e possa essere un luogo di speranza così come lo è stato e lo è per noi. Sì, sulla scia di quello che diceva Francesca, credo che il monastero, non è automatico né scontato, ma può essere un osservatorio della realtà che accade molto, molto potente, no? Laddove, per certi versi, proprio il suo essere, fuori, ma desiderando di essere dentro, alla realtà, ma come dire, un po' fuori dalle dinamiche della vita quotidiana può vedere. Credo che dire la realtà, raccontare la realtà, dire quello che si vede, non sia poi meno del fare. Questo lo diceva anche Don Primo, no? Ci sono certi nostri silenzi che magari sono dettati dalla prudenza, che possono essere dei gravi problemi. Quindi già c'è tutto un dire la realtà, un desiderio di dire la realtà da parte nostra che credo sia in questo processo di pace. Poi sicuramente dallo scoppio della guerra la nostra comunità ha vissuto un prima e un dopo, preparato da tutto questo, anche da quello che diceva Francesca, cioè da questo modo e stile di vivere che c'è sempre stato. Però lo scoppio della guerra in effetti proprio nelle azioni, poi nell'agire, ha portato a un punto di non ritorno per certi versi nella nostra comunità. E ci siamo interrogati tantissimo, abbiamo iniziato a studiare riguardo alla pace, ci siamo iniziati a interrogare. Mi ricordo che quando è scoppiato un anno fa la guerra, noi stavamo facendo un percorso con alcuni giovani e subito una delle prime cose che abbiamo fatto è stata interpellare loro, anche appunto con l'aiuto di Paola. Chiedendo a loro come stavano vivendo questo momento, con una serie di questionari e di domande che poi sono stati raccolti e qui sono seguite anche discussioni, tantissime provocazioni, insomma, pensieri. Inoltre abbiamo iniziato un percorso che si chiama proprio Fare Pace, che è un percorso ancora in corso, un percorso aperto. Abbiamo fatto qualche iniziativa, è un percorso fatto da iniziative di vario genere, diciamo, da ritiri spirituali, giornate di studio, incontri, come possono essere cineforum o di generi diversi, che però, ecco, sono tutti accomunati dalla pace, dalla ricerca della pace, per cercare non solo per noi, ma aperti a tutti coloro che vogliono partecipare. Proprio per cercare insieme, pensare insieme la pace, perché crediamo che noi sia una delle cose più urgenti. E non ultimo, la preghiera per la pace, che si è fatta molto concreta, in un'intenzione, in una volontà decisa di inserire una preghiera della pace ogni giorno,
all'interno della nostra liturgia da un anno ormai a questa parte, e anche ogni mattina al termine delle nostre lodi di recitare una preghiera che sembra che non abbia, no, come dire, effetti sulla realtà, ma tutti i giorni recitare una preghiera per la pace al termine delle lodi in realtà costruisce, oltre che la potenza della preghiera, ma anche costruisce una volontà di camminare in una ricerca della pace in cui noi ormai ci sentiamo, come dire, inserite, ma che non possiamo mai dare per scontato. Nel rispondere a questa domanda, mi va di prendere in prestito le parole di una monaca agostiniana, Madre Alessandra Macrione, che è una monaca a cui la nostra comunità è molto legata, che è morta nel 2005, e a tal proposito diceva che come monache, nel parlare del monachesimo, non ci si può assentare dalla storia, pena la morte della propria identità profonda, ed il fallimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo. E pensando a queste sue parole, così mi viene da pensare che il nostro dialogo col mondo è proprio una questione identitaria per noi monache, cioè in quel dinamismo che fa parte appunto della storia e dell'evoluzione del mondo, che fa parte della nostra contemporaneità. Francesca e Giulia hanno sottolineato alcuni aspetti del nostro dialogo, del nostro dialogare con il mondo, anche in riferimento al tema della pace. A me va di sottolineare due aspetti fondanti, che sono fondativi proprio della vita monastica, che sono lo studio e il lavoro. E noi viviamo lo studio e il lavoro proprio come luoghi, dimensioni che ci mettono in dialogo col mondo. Lo studio come ricerca di Dio e ricerca dell'umanità, e il lavoro come luogo in cui noi ci sentiamo, abbiamo una falegnameria, un laboratorio artistico, luogo in cui noi ci sentiamo parte dell'umanità, e quindi non solo in dialogo, ma questo in tutti gli aspetti della nostra vita, proprio insieme a tutta l'umanità. Che lavora, che la mattina si alza e si reca nel proprio ufficio, nel proprio luogo di lavoro, e questo per noi è fondamentale. Rispetto alla questione poi della pace, del dialogo con il mondo rispetto alla pace, noi abbiamo anche attivato un blog. Ci sentiamo un po' esploratori, esploratrici in cordata con tutta l'umanità. E allora questo blog si chiama esplorazioni.blog, e poi c'è un'ampia sezione proprio dedicata alla pace, dove inseriamo le nostre riflessioni e le preghiere quotidiane, così come diceva Giulia, ma che per noi è uno strumento di dialogo con tutte le persone che salgono con noi in questa accordata, in questa esplorazione. Credo che questi vostri ultimi tre interventi abbiano dato l'idea dell'esuberanza di attività e di iniziative che il monastero ha promosso e sta ancora promuovendo per fare pace. Però non è stata solo la circostanza della guerra che ha attivato il vostro impegno per la pace. A me viene in mente un'iniziativa di qualche tempo fa che avete realizzato su uno dei luoghi cruciali per la pace oggi, che è il Mediterraneo, con l'iniziativa dei monasteri del Mediterraneo. Mi pare che anche quella sia stata un'iniziativa di pace. Forse se ce la raccontate ci aiutate a cogliere il valore che ha. Potrebbe essere utile. Sì, noi siamo state coinvolte da questo incontro, che è stato un incontro molto importante, che ha radunato i vescovi del Mediterraneo a Bari nel 2020, e in questi dialoghi per le
Mediterraneo Frontiera di Pace, ecco. E tutto è nato per noi da un invito di un amico, Marco Giovannoni, un professore di storia della Chiesa, che nella sua vita personale, anche per tradizione familiare, ha sempre coltivato l'amore e lo studio per la figura di Giorgio Lapira. E da questa passione Giorgio Lapira sentiva tutta l'importanza del colloquio, anche del dialogo con i monasteri che potessero partecipare alla vita politica attraverso la preghiera, ma anche l'informazione e la conoscenza. Ecco, Marco, nella sua amicizia con Gualtiero Bassetti, che è stato il presidente della CEI dell'epoca, ci ha chiesto di partecipare attraverso le forme a noi proprie, che sono quelle da riflettere insieme e della preghiera, ecco, ad accompagnare i vescovi in queste giornate, coinvolgendo anche altri monasteri del Mediterraneo. Allora è iniziata in questa maniera, piuttosto informale all'inizio, questa avventura, ecco, che ci ha coinvolte seriamente. Personalmente, io sono stata molto contenta del fatto che la partecipazione a un evento così importante sia passata da parole non formali, ecco, sia da parte nostra che da parte degli altri monasteri coinvolti. Cioè, noi abbiamo messo in gioco la nostra esperienza proprio cercando di intercettare tutto il calore anche che deriva da quelle riflessioni che sono frutto proprio di una vita, di quello che noi abbiamo capito vivendo e anche della sapienza delle nostre tradizioni. Ecco, questo prendere il largo rispetto a una certa formalità e usare il nostro linguaggio, essere allora semplici, allo stesso tempo in piena riflessione. Ecco, questo è stato secondo me un'importantissima opera di pace condivisa. Sì, a me pensando alla rete dei monasteri e all'esperienza che abbiamo vissuto, mi viene proprio in mente l'immagine della rete. Cioè, a fronte, come diceva Francesca, di questo grande evento dei vescovi del Mediterraneo, il nostro è stato proprio un incontro tra sorelle, non però di meno valore. E questa rete che si è creata tra monasteri che non si conoscevano, tutti i monasteri dei paesi affacciati sul Mediterraneo, quindi che sono accomunati dal vivere, qualcuno più, qualcuno meno, a contatto col Mediterraneo. Ecco, ha creato una vera e propria rete sui luoghi di confine, mi viene da dire. Cioè, noi ci siamo proprio incontrate sui confini, sui confini un po' delle nostre differenze come monasteri, ma che hanno messo in luce anche tanta, tanta somiglianza nel modo di vivere, ma soprattutto nello stile e nel desiderio. Perché i confini, no, sono quei luoghi dove, come dire, si passa da una parte all'altra, però proprio sul confine ci si può accogliere, ospitare, no? Sul confine, come dire, nasce qualcosa che è di più che il mio o il tuo, è qualcosa di altro. E questa rete che si è collocata come proprio così sui confini delle nostre differenze, delle nostre somiglianze, come dire, è una rete che tiene ancora, no? Io me la immagino, insomma, ci tiene unite. Ci tiene unite non per noi stesse, insomma, ma per il desiderio di, ecco, di pace e di anche proprio legato a tutta la migrazione che c'è nel Mediterraneo. Sì, ecco, sui confini ci siamo sentite tutte un po' straniere l'una alle altre e un po'. Però anche un po' ospitate, e questo credo sia stata un'esperienza molto bella, proprio perché i luoghi di confine sono luoghi molto delicati, fragili, anche problematici, e poter stare là è stato per noi fonte di un grandissimo stupore. La rete dei monasteri
si innestava all'interno di questo percorso, di questi incontri dei vescovi del Mediterraneo a Bari e a Firenze. E in quanto vescovi, ciascuno di loro ha portato la loro sensibilità, la sensibilità della chiesa locale da cui provenivano. Ma i vescovi, per definizione, sono uomini. E allora, la rete dei monasteri che si è creata, sono tutti monasteri femminili, ha dato la possibilità di parlare anche della pace all'interno del contesto del Mediterraneo, con una declinazione che è femminile, cioè la pace ha delle caratteristiche proprie del femminile, che nell'ambito del nostro dialogo sono emerse, cioè la pace vive il senso dell'attesa, che è proprio della donna, attesa che significa desiderio, inquietudine, attesa come possibilità di immaginare e di stupirsi, legata all'ignoto, alla creatività, direi, al genere femminile. E poi la pace è grembo di vita che ospita e in cui essere ospitati. E in questo grembo di vita che ospita paga anche il costo del generale, perché il generale ha un suo costo, e ha il costo di fare spazio all'altro perché possa crescere. E poi la pace è casa anche dell'affetto, casa dell'amicizia, è relazione amicale, anche questa è una cosa, un tratto tipicamente femminile, non solo, ma sicuramente femminile, che è anche quel calore che consente alla vita di fiorire, che consente alla vita di essere protetta e quindi appunto di non essere uccisa. Molto bello che nelle vostre parole stiano emergendo anche esperienze di pace molto significative, molto profonde, e stia emergendo anche il nome di un altro grande testimone, di un'altra grande figura del cattolicesimo del Novecento, la Pira, insieme a Mazzolari, sono due personalità che hanno contribuito a fare la storia del mondo cattolico della Chiesa del Novecento. E ricordavamo che Tu non uccidere è nato come risposta alle domande che un gruppo di giovani ha posto a Don Primo. Allora vorrei chiedere ai giovani, ai tanti giovani che frequentano la vostra casa, che frequentano il vostro monastero, che cosa dite per accendere in loro il desiderio di una pace vera? Io parlo da giovane e ai miei coetanei mi viene da dire che dobbiamo appassionarci alla realtà, a quello che accade al mondo, partendo dal nostro mondo ovviamente, ci si appassiona alle cose più prossime, ma perché il desiderio poi è di appassionarsi all'umanità. La passione così per quello che accade, no? Penso che mi ha colpito l'altra sera a Sanremo quando Benigni ha detto una frase che ero in questi pensieri mi è arrivata molto forte, quando lui ha detto: chi sogna e si appassiona arriva prima di chi pensa. Non perché il pensiero non sia importante, ma certo nasce dall'appassionarsi a una realtà, cioè quando ti appassioni corri verso, no? E almeno io sento così per me e mi verrebbe così da rimandarlo a tutti. E poi che spesso magari noi ci troviamo alle prese, cioè sì, però cosa dobbiamo fare poi, no, per la pace? Cosa possiamo fare? Cioè, veramente i modi, mi viene in mente questa parola, no, che anche Don Primo dice tanto. Resistenza, no? Che sembra una parola contro tempo perché è stata usata nella storia tanto, anche nella nostra storia italiana, no? Però è vero che c'è una resistenza alla guerra, all'odio, alla violenza, che
che noi dobbiamo mettere in campo e essere creativi in quello spazio. C'era Don Primo che diceva che il cristiano è un esistente per vocazione. Mi viene da dire che l'umano, cioè chi è umano, è un resistente per vocazione al male, no? Alla guerra, alla violenza, non perché non lo attraversi e lo tocchi, anzi, proprio perché si sente attraversato e toccato. Quindi ecco, io sì, queste cose. Poi mi trovo anch'io giovane e sento che appunto c'è una complessità inevitabile. Io parlo invece da non più giovane. E la giovinezza è una fase importante della vita. È una fase che non è solo, non è la preparazione all'essere adulti, ma è qualcosa che ha un fondamento proprio intrinseco. E quindi quello che nel dialogo con i giovani noi sottolineiamo spesso è l'invito proprio a vivere il loro tempo e a vivere la loro giovinezza con tutte le potenzialità che questo tempo ha, che poi sono molto simili anche queste alle caratteristiche della pace, cioè l'essere slegati dalle strutture, accedere ad una libertà che è propria della giovinezza. Ha una vitalità, una creatività propria della giovinezza. Quando i giovani vengono in monastero, noi ci mettiamo in loro ascolto, in ascolto di questo mondo così bello e anche così fragile, ed è un dialogo che ci stupisce sempre, che non è esente dalle difficoltà del nostro tempo, ma è qualcosa che arricchisce la nostra comunità. E allora l'invito è un po' quello che faceva Don Mazzolari, cioè quello di essere ribelli per amore, cioè di innamorarsi della nostra storia, della storia del nostro tempo, di innamorarsi della pace e di includerla fra i sogni grandi che sono tipici del sognare giovane. Confermo tutto quello che è stato detto. Io sono anche molto colpita dalla frequentazione di alcuni giovani che noi vediamo qui in monastero e dal loro impegno in realtà, cioè da questa dimensione di qualcosa di già sperimentato e già in corso. Ci sono tantissimi giovani nel mondo che si impegnano molto seriamente e che stanno già trasformando la loro vita, il loro stile di vita, in modo che sia più solidale, più pacifico, sostenibile. E tutto questo è già grande, per cui io credo che noi come comunità siamo già in un atteggiamento sia di ascolto che di gratitudine comunque nei confronti di queste esperienze. Quello che mi sentirei poi di dire è proprio di legare sempre di più questo impegno fuori a un impegno per la propria vita, dentro, la vita delle proprie relazioni, cioè che ci sia sempre più unità, che ci sia un lavoro personale molto serio anche in quelle magari zone di noi più difficili. Però è vero che quando questo impegno e della nostra vita sociale, ma anche la nostra vita personale, a questo punto diventa una forza, l'ennesima potenza, ecco. Allora questo suggerirei di avere questo coraggio di inoltrarsi anche interiormente, sempre di più, perché già il lavoro che fanno è interiore, sempre di più. Beh, grazie di queste vostre riflessioni così vive, così attuali, ma anche così concrete, a dimostrazione che la pace non è qualcosa che si deve semplicemente, astrattamente attendere, ma è qualcosa da fare, da vivere oggi. Allora, a conclusione di questa nostra chiacchierata, vi chiederei di sintetizzare la vostra idea della pace con un'immagine e magari di commentarcela, la vostra immagine. Provo a condividerla.
Eccola. L'immagine che scelgo è l'immagine della cetra, che è lo strumento quotidiano che noi utilizziamo nella liturgia per accompagnare soprattutto la salmodia. Scelgo questa immagine perché è un'immagine molto familiare, appunto è un'immagine quotidiana. È uno strumento personale, cioè uno strumento che singolarmente puoi suonare. Proprio perché, come diceva Don Primo, la pace parte da me, ma poi è uno strumento che entra in relazione e quindi da me la pace diventa un luogo relazionale. E la cetra me lo ricorda tanto. La cetra è fatta da tutta una serie di corde, tantissime corde, che hanno ciascuno il proprio suono. E c'è una cassa di risonanza molto grande che deve ospitare tutti questi suoni e deve armonizzarli, così come la pace. Ognuna di queste corde è collocata tra due estremi e quindi in una tensione costante, così come la pace. È in una tensione costante perché implica l'impegno a stare in questa tensione, a non lasciarsi andare. Però è anche, ecco, la cetra è uno strumento di grande armonia, che è anche uno strumento dolce, così come la pace, che ha la capacità, di estendere il suono al di là di chi vive questa tensione e di includere nel canto, così come noi cerchiamo di fare con le persone che ci raggiungono, tutte le persone che incontri. Questa è l'immagine che ho scelto io, un'immagine del nostro orto estivo in particolare. Sento che la fatica e la gioia anche che dà la lavorazione di un campo. Noi qui in monastero abbiamo tre sorelle, Chiara, Elisabetta e la madre Veronica, che se ne occupano in modo particolare, poi anche altre, anch'io qualche volta facciamo qualcosina. Ecco, questa lavorare la terra e godere poi dei suoi frutti mi ricorda il processo che è dentro la pace. E ogni giorno ha bisogno di qualcosa e non ti puoi dimenticare che c'è questa terra che ha bisogno di te, della tua cura, delle tue attenzioni. Ed è pronto però già questo frutto di gioia che poi diventa qualcosa di presente al banchetto, ecco. Cose che possiamo, di cui possiamo nutrirci insieme, senza contare anche della fatica, anche a volte della delusione per quello che può capitare a un terreno coltivato, non sempre va bene, però appassiona profondamente e diventa un bene comune, un bene di tutti. Ecco, sì, questa è la mia immagine, è un'immagine che abbiamo fatto in montagna qualche anno fa, è l'immagine dei piccoli fiori che nascono dalla roccia in un luogo, mi ricordo bene, dove veramente c'era soltanto roccia. E infatti abbiamo fatto la foto perché ci stupì molto trovare quei fiori là. Sì, per me la pace è così, è un po' così, no? Da una parte ha una forza incredibile, vitale, di nascere laddove non ti aspetteresti, come hanno fatto quei fiori a nascere là, no? Cioè, ha una forza vitale anche oltre noi, insomma, che nasce. Dall'altra, guardare questa immagine per me è di una grandissima fragilità, questi fiori possono essere. Cioè, possono essere portati via, spazzati via, calpestati, insomma, da un momento all'altro e sparire, no? Quindi ha bisogno di una grandissima cura in realtà, la pace. Quindi, come mi verrebbe da dire, la fragile forza della pace. E proprio là in mezzo a queste rocce, che, come dire, un po' simbolo della nostra storia, del nostro oggi, proprio là in mezzo nasce un fiore, che è la pace. Grazie.
Mi pare che questa immagine, il commento a questa immagine conclusiva possa essere veramente la chiusura del nostro incontro, che è stata una testimonianza a più voci della fragile forza della pace. E vorrei chiudere con una frase di Don Primo che si legge in Tu non uccidere, no? Il cristiano è un uomo di pace, ma non è un uomo in pace. Ecco, questa inquietudine, questa ricerca incessante che è un elemento costitutivo, che fa parte dell'identità della vocazione cristiana. Mi pare che le vostre parole e la vostra testimonianza l'abbiano veramente concretamente rappresentato. Allora, grazie a Suor Francesca, a Suor Giulia, a Suor Simona, e a tutta la comunità che loro rappresentano e di cui hanno portato l'eco e la parola, in questo nostro incontro. Grazie. Grazie, 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 grazie mille.